Ben trovati a tutti per questo appuntamento, questo secondo sincrono del nostro corso di approccio alla didattica della lingua italiana a studenti non italofoni. Abbiamo già fatto una settimana, oserei dire, di full immersion insieme perché ho molto apprezzato la vostra passione, la vostra costanza e gli interventi ricchi di input che avete scritto nel forum del primo modulo. Sono contenta che l'input dato nel forum del primo modulo sia stato così ben accettato da voi, che avete scritto tanto, e mi fa piacere avervi conosciuto attraverso i vostri post, aver conosciuto la vostra esperienza e anche quello che sono le vostre, qual è la vostra preparazione riguardo a questo argomento. Nel primo modulo abbiamo affrontato l'argomento caldo di come si fa l'accoglienza a uno studente immigrato neoarrivato, no? Spesso in giro trovate l'acronimo NAI, no? Per intendere neoarrivato, e quindi studenti immigrati che non hanno una padronanza dell'italiano né per comunicare, quindi la lingua base, né men che mai una preparazione nella lingua italiana per quello che è appunto lo studio. Abbiamo anche imparato attraverso questo primo modulo, le due definizioni che sono oramai nel dominio di quanti si occupano di questo argomento, che sono state tradotte da quelle che sono le definizioni del linguista canadese Cummins da Balboni, sono state tradotte rispettivamente in Italbase e Italstudio. Con Italbase abbiamo imparato, si intende, la lingua del bisogno, la lingua per comunicare, per socializzare, per parlare con i pari. Italstudio invece è da riferirsi all'italiano delle discipline, l'italiano delle microlingue disciplinari, quello che il nostro studente deve apprendere proprio per poter imparare e studiare autonomamente. Come si porta questo nostro studente ad apprendere e come lo si inserisce nella classe e nella scuola tout court? L'abbiamo visto con tutti i materiali, anche quelli che sono gli exemplum caricati di buone pratiche che sono messe in azione quotidianamente in alcune scuole della nostra penisola. E come si fa accoglienza? Abbiamo cominciato quindi, da una parte abbiamo appreso alcuni fondamenti importanti e ne abbiamo discusso ampiamente anche nel forum, che è stato molto ricco, di quella che è accoglienza interculturale, e gli strumenti in questo caso ci sono forniti dalla pedagogia interculturale, ma anche da sociologia e da antropologia, e anche degli strumenti, mini strumenti di linguistica applicata. Perché abbiamo anche questo imparato in questa settimana? Chi fa l'insegnante di italiano N2 è una persona che deve avere delle conoscenze di discipline diverse. Due le ho appena menzionate, appunto pedagogia interculturale e linguistica applicata, le altre sono glottodidattica e poi abbiamo anche linguistica generale e via discorrendo. Occorre sapere un po' di queste cose per poter aiutare lo studente nel suo inserimento e nell'apprendimento dell'italiano, che diviene per forza di cose la sua seconda lingua, e
svolgere noi in modo anche più rilassato il nostro lavoro, oltre che proficuo. Con questo secondo modulo entriamo un po' più nel vivo di quelli che sono gli obiettivi che si è prefisso questo corso, vale a dire insegnargli delle tecniche di didassi da applicare nella quotidianità, che fanno sempre riferimento a ITAL Base e ITAL Stomp. Trovate come sempre un forum a cui vi chiedo di rispondere con un input molto interessante, che questa volta riguarda, investe sempre in qualche modo la programmazione, però in questo caso quello che vi si chiede e di ragionare sulle strategie coinvolte nell'insegnamento linguistico, vale a dire sia la strategia cognitiva che la strategia metacognitiva. Come vedete le due strategie, cosa ne pensate, quali sono le vostre osservazioni, la vostra esperienza, ma anche le vostre conoscenze al riguardo. Forum del secondo modulo che nasce da sollecitazioni venute fuori, ne sono venute fuori tantissime, come voi ben sapete, nasce da una sollecitazione venuta fuori dal forum del primo modulo in cui abbiamo invece affrontato il discorso didattica della L2 e programmazione, cioè come conciliare le due, come organizzare entrambi. In questo secondo modulo quindi entriamo più nel vivo e qual è l'input che vi si dà? Vi si dà l'input di creare un UD e un UDA con delle finalità specifiche, quelle che sono appunto le finalità di un insegnamento mirato e quindi delle tecniche di didassi da attivare durante lo svolgimento della nostra UD e della nostra UDA per saper parlare a studenti non italofoni. Di conseguenza ci sono tutta una serie di indicazioni come motivare gli studenti. Come svolgere l'analisi, la lettura da quella globale a quella più nel dettaglio, la riflessione su quello che viene spiegato, la sintesi, non ultimo anche le riflessioni linguistiche che possono scaturire dai materiali che diamo, che spieghiamo durante l'UD o l'UDA. E la valutazione, sia la valutazione ma anche le verifiche di rinforzo e di ritorno. Trovate oltre questo anche ulteriori documenti di exemplum nella politica di questo corso, oltre a fornirvi degli input così nozionistici, diciamo. Ci sono anche dei documenti che sono caricati e che sono degli esempi di buona prassi elaborati da altre scuole della nostra penisola o da centri interculturali come appunto il Centro Comedy di Milano. In questo caso invece il framework europeo ha per titolo framework europeo, poi quando andrete ad aprirlo in realtà il titolo è il vademecum per gli operatori dei centri territoriali permanenti. In questo caso l'exemplum, il materiale caricato, è frutto di una ricerca condotta sul campo e che riguarda esattamente un'altra utenza di studenti immigrati, quale? Gli studenti immigrati dei CTP, che solitamente sono degli adulti che magari hanno necessità di conseguire la licenza media per poter prendere la patente, oltre che per imparare l'italiano, ma anche per quelli che sono gli usi legali, appunto, della licenza media, necessari per una maggiore integrazione, ma sempre più spesso nei CTP troviamo purtroppo dei ragazzi, dei giovani che magari sono in Italia da anni e hanno spessissimo, sempre più spesso, cominciato un percorso curricolare nelle scuole superiori
nelle scuole, nella scuola media, che però, essendo stati magari bocciati ripetutamente, hanno deciso di abbandonare. A distanza di anni, invece, poi ritornano nel sistema scolastico attraverso l'iscrizione ai CTP, quando non hanno ancora conseguito la licenza media, e nei corsi serali, nei corsi EDA degli istituti superiori laddove sono attivati, per conseguire invece una qualifica o un documento molto importante, dicevo, è una ricerca condotta dall'IRE Toscana, e tra i partecipanti compare il coordinatore della ricerca, è Tullio De Mauro, per cui è un exemplum di tutto rispetto. Vi è anche un esempio di lettura globale che vuole essere una provocazione, e una scheda di autoanalisi di cui Sara vi parlerà in modo più approfondito, vi spiegherà l'esistenza di questa scheda di autoanalisi durante gli appuntamenti asincroni nel forum. Non mi resta che invitarvi a scrivere nel forum, di rispondere alla domanda che anche per questo modulo è stata inserita. Vi aspetto, non vedo l'ora di leggervi, e ci risentiamo o ci rivediamo per il prossimo sincontro.